guarda la fila là in fondo di tutti i risparmiatori che si vogliono costituire parte civile, sono attesi in migliaia qui al Tribunale di Vicenza, suddivisi in 3 giorni, è il più grosso processo nella storia della città. Tutte queste costituzioni di parti civili, pensate, dovranno essere vagliate dai magistrati per decidere se ammetterle o meno. Un lavoro lunghissimo. Devono lavorare PM notte e giorno e anche a Natale, perché io non dormo da 2 anni e mezzo, e per me vedere mio padre, che per 40 anni ha avuto le fiamme gialle qua, non ha mai accettato un caffè, vederlo piangere in piazza Udine quando abbiamo manifestato, è stata una ferita nel suo orgoglio, e io questo non lo perdonerò mai, l'inseguirò tutta la vita. Tutta la vita. Se hai guardato i documenti che ci sono dentro la procura, parlano di 22-23 euro azione e l'abbiamo pagata 62. Appunto. Cavoli, è 3 volte? Non è 3 euro, è 3 volte. E Consob e Banca d'Italia quando hanno approvato gli aumenti di capitale dove erano? Quanta ipocrisia ha questa politica che quando la banca ci ristorava a 9 euro d'azione spendendo 300 milioni diceva che era una miseria, e adesso loro ci danno 50 milioni e dicono che va tutto bene? Lì si sono accomodati gli avvocati degli imputati, sulla destra l'avvocato di Zonin. Agiotaggio e ostacolo alla vigilanza, queste le accuse per Gianni Zonin, ex presidente della Popolare di Vicenza, e altri 6 dirigenti che negli anni hanno guidato la banca, ora in liquidazione. Roberto Venditti, il giudice dell'udienza preliminare che dovrà decidere se rinviare a giudizio i vertici della Banca Popolare di Vicenza. Visto che la banca è in liquidazione, non ha risorse per risarcire. Toccherà solo agli ex vertici della banca, se giudicati colpevoli. Loro però sono stati previdenti. Con una serie di donazioni e passaggi di proprietà a mogli e figli si sono spogliati di tutto. Così, per risarcire i risparmiatori, resta oggi ben poco. Da questo processo, né da quello di Veneto Banca si ricaverà un solo euro di risarcimento del danno. Ah, quindi allora perché si fa questo processo penale? Perché serve a esercitare una pressione di opinione pubblica, perché il mio giudizio è che ci vuole un intervento politico. Anche se si potessero accumulare i patrimoni di tutti i soggetti tratti a giudizio e tutti costoro fossero condannati, la somma ricavabile, pur interessante, non basterebbe. Sarebbe una goccia nel mare. Ma Zonin sapeva o no di queste azioni baciate? No. Questo, guardi, basta leggere il fascicolo e si comprende benissimo che non lo sapeva delle azioni baciate. Ma dai, non era all'oscuro. Ma se facevano la cena a casa sua, cene a casa sua dove proponevano le baciate, lui decideva, mandava via direttori generali, gli faceva far loro quello che voleva e poi gli mandava via. 20 milioni ha speso durante il suo regno. È inevitabile che è stato un grandissimo dolore per lui, come lo è stato per tante persone che hanno lavorato per nella banca. Per Zonin è un grandissimo dolore? Ma certo, voglio dire, è evidente la distruzione di una banca che era la 10ª banca italiana. E chi l'ha distrutta questa banca? Lo diranno i processi. È possibile poi in qualche maniera aggredire i patrimoni dei singoli amministratori qualora venissero condannati, secondo lei? Lo prevede il codice, non è che lo dico io, secondo me. È evidente che lo prevede espressamente. Anche se diciamo così Zonin e altri si sono liberati, diciamo così, di gran parte delle loro proprietà cedendole? Ma in realtà non gran parte delle loro proprietà, perlomeno il dottor Zonin erano tutte proprietà intestate da tantissimo tempo. Ha dato alla moglie, ha dato ai figli. Una casa. Il 13 maggio 2016, siamo nel pieno dello scandalo del crack della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin dona questo stabile in pieno centro, qui a Vicenza, con atto notarile, alla moglie Silvana Zuffellato. Si tratta di un appartamento signorile categoria A1 di ben 28,5 vani. Vediamo se c'è qualcuno in casa. Salve, ma per Zonin c'è mai posta oppure no? Se arriva qualcosa, ma non c'è mai nessuno qua. Io so che avevano il chauffeur che aveva quello che ritirava la posta, l'autista ogni tanto si vedeva. Ma da quando faccio io non ho visto una persona. Questo è uno dei patrimoni di proprietà della famiglia Zonin. Guardate quanto è grande la proprietà, si parte da là in fondo, si arriva fino qui per 200 metri, una villa in stile palladiano con un grande parco, l'erba tagliata all'inglese, c'è una scalinata in pietra, ci sono dei portoni antichi.
Presidente, finalmente dopo 4 anni la troviamo, eh? C'ha pure il sorriso. Ma lei che pensa di tutta questa situazione che si è creata? Non penso a niente come faccio. Cioè, è possibile che lei non sapesse, per esempio, delle azioni baciate che venivano proposte ai risparmiatori? Cioè, è possibile che... Adesso devo parlare... Sì, però questa è una cosa che ci dovrebbe dire. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo? Meno male che si sente tranquillo, perché lei sa che in Veneto 120.000 persone non si sentono tanto tranquilli come lei. Purtroppo ho perso anch'io. Scusi, ma lei può dire... Ho perso anch'io nelle azioni, quando ci sono famiglie intere messe all'astrico in Veneto, la sua regione. Presidente. Se mi lasciate entrare, mi fate un cortesia. Gianni Zonin è appena entrato adesso alla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Su specificatamente le azioni baciate, voi ne avete parlato in consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza? Io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? La Banca d'Italia vi ha mai attenzionato su questo tema negli anni 2013 e 2014? Nella lettera della Banca d'Italia forse c'è qualcosa, ma io non mi ricordo. Sì, lei ha incontrato Visco a Roma in relazione all'acquisizione di Banca Etruria o Banca Veneto? Di Banca Etruria no, di Banca Veneto può essere. Non è che mi ricordo tutto. Sono anziano, smemorato. È anziano? Allora, sì, allora come mai ha trasferito molte parti delle sue quote a sua moglie e ai figli? Dottor, sono anziano. Perché è anziano anche per quello? No, adesso dovete essermi entrati. Sì, ma ci dice solo, no, se non no, sapeva no, niente, no, se non no, sapeva no, niente, come mai ha trasferito tutte le quote? Come, no, un attimo! Oh, ma che fa? Mutato, ma scusa, ma io faccio il mio lavoro, oh! Ci dice, Presidente? Oh, giù le mani che stiamo facendo il nostro lavoro. Presidente, posso chiederle solo una cosa? Come mai? No. Come mai?